Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Abbiamo pescato l'Ajax, quindi torna a gran richiesta il cosa pensano i tifosi dell'Ajax sulla Juventus. Quello dell'Atletico Madrid diciamo che ha portato bene, per cui è giusto e doveroso continuare questo cammino, anche perché questo video mi piace particolarmente, mi scocciava l'idea di dover cessare questa rubrica almeno per quest'anno. E invece no, continuiamo, però prima di cominciare ragazzi vi invito a lasciare un bel like sotto al video, mi raccomando, commentate, ditemi la vostra sulle opinioni dei tifosi dell'Ajax e ringrazio di cuore, veramente di cuore, Walter Negro, che è un ragazzo iscritto al mio canale che si è proposto di aiutarmi. Lui abita in Olanda e ha cercato appunto i commenti dei tifosi olandesi, li abbiamo visti assieme, ha fatto un egregio lavoro, non richiesto, non pagato, grazie di cuore, perché poi ho visto che anche in tanti vi siete proposti a contribuire, insomma, a questa rubrica. È una cosa che mi fa estremamente piacere, continuate così. Grazie mille di cuore, partiamo subito. Ragazzi, è inutile, Ajax Juventus rievoca comunque tutte quelle emozioni che provai nel 1996, perché la testa va immediatamente a quel ricordo, alla finale di Champions vinta. Ma detto questo, sono cambiate tante cose, sono passati 23 anni, mi auguro che quel momento arrivi prima possibile. Parliamo invece del pensiero dei tifosi dell'Ajax sulla Juve. Zlatan Forever, noto come Capitanovio, scrive questo: battere la Juve significa buttare fuori Ronaldo. Forza Ajax. The Beatles scrive: Ronaldo, quello verrà messo sotto da De Ligt. Ora, ci sono due modi per mettere sotto Ronaldo. O lo investi in macchina, l'altra non la voglio proprio vedere come immagine, perché rievoca nella mia testa immagini troppo brutte. Solidus scrive: difficile, molto difficile, ma riusciremo a prenderli barra batterli. Gianni, l'ottimismo, il profumo della vita, e là dentro c'è. Ajax Amsterdam Paul, ragazzi, ovviamente è convinto del fatto che buttando fuori una squadra come il Real Madrid non si debba avere paura della Juventus. Ed è giusto così, è il giusto atteggiamento per affrontare queste partite così importanti. Qua non mi sento di dar contro o di sfottergli. Ha ragione, è il giusto approccio a questa partita. Urbi, spero che Ronaldo non riesca a toccare neanche un pallone giocando contro De Ligt. Caro mio Urbi, chi visse sperando morì cagando. Venen 1995, che presumo sia il suo anno di nascita, scrive una roba del tipo: la massima rivincita dopo il torto del 96. Noi vinceremo a meno che la Juventus non faccia uso di doping. Io non so se è nato, ragazzi, nel golfo, giù dove fanno le pizze, in quel posto là, questo qua, che sta già mettendo le mani avanti con la piancina. Però parla di torto, se il 95 è veramente la sua età anagrafica, mi chiedo come cazzo faccia un bambino di un anno a capire se c'è un torto arbitrale, sì o no. Poi oltretutto, caro mio, vai a rivedertela quella partita che se finiva 3-4-1 per la Juve non c'era nulla da recriminare, c'era solo da stare zitti e basta, perché avete avuto anche il culo di trascinare quella partita ai rigori. E poi se avete delle zappe al posto dei rigoristi, no es mea culpa. Football Club, nome illeggibile, non fatemelo leggere perché è illeggibile per me, scrive: un bel sorteggio questo, doveva arrivare una gara difficile, però l'Ajax non parte sconfitto. Se noi mettiamo a marcare Bernardeschi, Pjanic e Ronaldo da De Ligt, sono sicuro che ce la faremo. Cacchio è un Transformer De Ligt? Cioè, che superpoteri ha per marcare tre persone in contemporanea? Sas de Schilder scrive: con il Real era uguale, tutti negativi sull'Ajax. Li abbiamo buttati fuori e la prossima sarà la Juventus. Genemoti, scrive: che bello sarebbe se l'Ajax riuscisse a vendicarsi dalla partita del 96, dove a quanto pare sembra che la Juve abbia usato il doping. Difficile sorteggio anche per tutti i cartellini gialli. Gli italiani sono grandi attori, nel senso che siano dei simulatori, Forza Ajax. Questi qua mettono le mani avanti, ci buttano prima una carrellata di merda tra doping e il fatto di essere simulatori. Loro hanno tanti cartellini gialli, De Ligt è un transformer, riesce a marcare 18 persone in contemporanea, marca anche la panchina e anche Allegri, gli dà due sberle ogni tanto. Praticamente sto De Ligt è un coltellino svizzero del calcio, non male. Don Johnson, ragazzo, vieni qua che ti do qualche pacca sulla spalla e ti abbraccio, scrive: avevo detto no Juventus, no Juventus e becchiamo proprio loro. Non mi hanno ascoltato. Ajax Cat inizia la sua frase con un pfff da sbrufoncello.
Finale persa nel 96. Dopo ci siamo incontrati un paio di volte e per noi non è stato proprio il massimo. Però sarebbe veramente bello se riuscissimo a batterli. Dobbiamo avere coraggio. Breve riepilogo, ragazzi. I tifosi dell'Ajax ci credono, ma è giusto così. Dopo aver buttato fuori il Real Madrid non puoi cagarti addosso di fronte alla Juventus. Devi giocartela e sei cosciente del fatto che sei una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, perché comunque hai dei bei giovani, hai dei bei giocatori. Io noto un eccesso comunque di fiducia nei confronti di De Ligt. Addirittura c'è uno che gli ha chiesto la marcatura in contemporanea di tre uomini. Manco fosse veramente un transformer questo buon De Ligt. Però, per il resto, noi ce la dobbiamo giocare. Ci accusano di doping e sono anche un po' piangine. Ragazzi, piangeranno tanto perché noi da quel punto di vista siamo un po' furbetti, no? A prenderci falli e a sfruttare a nostro vantaggio il regolamento. Loro invece sono un po' più ruvidi e aspri. Ma a questo di noi non ce ne deve fregare nulla. La maturità di battere squadre giovani come questa sta anche in questi piccoli trucchetti. Per cui facciamoli impazzire e cerchiamo di portarla a casa. Bene ragazzi, che dire, questo è tutto. Ringrazio ancora Walter per le traduzioni. Non smetterò mai di ringraziarti perché questo video per il mio canale è importante, perché è l'unica cosa che mi differenzia da tantissimi altri canali. Nessuno fa questo tipo di video. Qualcuno ci ha provato prima del sorteggio, ma non è la stessa cosa. Questo è The Original. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Ditemi la vostra sull'Ajax, sui suoi tifosi. Ci vediamo prestissimo. Un abbraccio a tutti voi e sempre, fino alla fine, forza Juventus.